Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su F1 2016. Allora, ci eravamo lasciati qua in attesa di iniziare il weekend di Monte Carlo. Vabbè, io ho saltato il discorso prove perché tanto, come sapete, io non le faccio. E niente, quindi in teoria appena apriamo il quadrato andiamo alle qualifiche. Però prima c'è da sentire tramite la segreteria telefonica gli obiettivi. Ascoltiamo. Indovina un po', ho ricevuto gli obiettivi del team per la gara. Volevo farteli avere e augurarti buona fortuna. 21esimo. Vabbè, ormai Bottas, che fra l'altro, ragazzi, ho capito, cos'è questo discorso del rivale. Praticamente non è un errore, ma è una cosa tranquilla che ti viene se vai oltre le aspettative. Almeno così dovrei aver capito e dovrebbe essere. Quindi ve l'ho detto così per correttezza, perché l'altra parte dissi che mi informavo, dato che non mi tornava la cosa. Insomma, questo è il secondo obiettivo e poi c'è, come sempre, quello di andar meglio di Pascal, arrivare in una posizione migliore della sua. Computer, via, andiamo a qualifiche. Vai. Eccoci arrivati su uno dei circuiti più complicati del calendario. Benvenuti alle qualifiche di Monaco. Io, come già vi dissi alla fine del precedente episodio, quando vidi che il prossimo weekend, il prossimo Gran Premio, insomma, sarebbe stato quello di Monte Carlo, qui ragazzi, ve lo ridio, probabilmente non terminerò la gara, perché qui prenderò il minimo 777 botte. Comunque, allora, assetto, vediamo un po'. Ok, ultramorbide, perfetto. Postazione auto, io vi apparterrei il velo lì, diciamo, nella galleria. Direi di mettere questo, perché comunque ce ne sono veramente pochi pezzi per andare veloce. Forse anche quello dell'arrivo, però per il resto è più curve che altro, quindi va bene per questo, secondo me. Spero di non pentirmene. Infosessione, andiamo avanti, guardiamo quanto fanno gli altri a livello di tempi. Ok, 1.20 è il tempo peggio, diciamo, quindi io dovrei andare sotto. Per essere, quant'è, 21esimo l'obiettivo, dovrei, se possibile, andare sotto 1.20. Ok, vediamo un po' di farcela, anche se sinceramente ne dubito. Via, si parte, iniziamo questo giro veloce. Voi non potete capire l'ansia e ciò. Ai, boy, botta. ...18, 19, 20. Boh, 21esimo preciso. Boh, va bene così, dai, via. Male male si fallirà l'obiettivo. Che troppo, pensavo di fare 1.23. Diciamo che va bene così. Ho fatto un giro che per me va bene. Vediamo un po', infosessione, tempi. Boh, accelera il tempo, rischiamo. Vediamo un po' se ce la facciamo. Overline di russo, no, via, siamo ultimi. È andata male, vabbè, pace. Diamo un'occhiata alle prime tre vetture. Alla fine, Ricciardo, lo sapete. Chiaramente non do la stessa importanza alle qualifiche delle prove, nel senso, chiaramente sono molto importanti. Per tutti i motivi, anzi, per ovvi motivi. Però quello è conta la gara, secondo me. Quindi poi non me la sento di fare un altro giro. Già tanto ho preso una piccola botta e basta. Vabbè, botta, se lasciamolo perdere. Ascolta la segreteria telefonica e poi andiamo alla gara. Ciao, sono Emma. Ciao. Volevo solo dirti cosa si aspetta il team da te. Almeno 21esimo, al 21esimo posto. Verlai sconfitto e basta. Meno male non c'è più scritto niente di Bottas. Buono, vai. Iniziamo la gara. Però prima voglio vedere nostro, ok. Prossimo weekend dovremmo averci il nuovo potenziamento. O comunque, guardavo a destra, ora non siamo più la scuderia più scarsa. Ora siamo sopra la Sauber. Boh, da ganza. Via, iniziamo. L'automobilismo è cambiato molto dal primo Gran Premio all'inizio del XX secolo. Ora ci sono vetture più veloci, circuiti più grandi, piloti esperti che hanno dedicato le loro vite alle corse. Ma noi torniamo sempre qui e resta comunque la vittoria più ambita della Formula 1. Il Gran Premio di Monaco non manca mai. Prima di partire diamo un'occhiata alla griglia dopo le quali... Oh, comunque meno male non piove, eh?
è importante questa cosa. Se no veramente era ancora più un casino. Allora, strategia come sempre. Un pit stop, boh, 20 giri sono, sono tanti, eh. Va bene, via, iniziamo. Abbassiamo sta cazzo di frizione, dai che si parte. Vuoi vedere che partenza si è fatta? Buona, buona, buona. Piano, piano via, non so se è l'est su Perez, sono davanti. Non ho capito nemmeno come mai, però. No, dietro dovete evitare di darmi le botte, perché sennò ci si fa del male tutti, via. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, che culo. Comunque mi, mi sono fatto del male al pezzo destro dell'ala, eh. Comunque c'ho avuto un culo, mi si è girato sulla macchina. No, ma che cazzo fai? Bene, Die, bene, così impari a sorpassarmi, sì. Bene, si rimangano tutti bloccati lì. Mi buono sono già ripartito, guardando la mappina. Allora, si è fatto un giro, no? Siamo tredicesimi, e uno dice, boh, di Russo, eri ultimo, Die. Con la mano in un giro, a Monte Carlo. Sì, prova, eh. Guardate che c'è davanti, inspiegabilmente, fra l'altro. Come abbia fatto per lei, che sarebbe quello che da obiettivi dovremmo farlo, diciamo, arrivare dietro, nel senso dovremmo arrivare avanti a lui. Vai, boom, mi sono fatto male da solo. Vai, continuiamo, l'ala quasi da butta via, eh. Ragazzi, Monte Carlo non mi riesce. Lì non è come Gran Premio, è da vedere a casa, sul divano, nel letto, e sì, in televisione. Non da giocarci. Vai, un'altra botta, da solo, ha distrutto proprio l'ala. Bene. No, anche la gomma! Mamma remma troia, Die. Maremma cane. No, vi faccio perdere tempo, no, mi faccio la merda, non mi faccio superare. Non mi super... No, ma andate a fanculo, andate, ma guardate bene, che roba, bene, ecco, vaffanculo, vaffanculo. Bel gran premio, Monte Carlo, complimenti, complimenti Simone, bello. Qualifiche gara ottime, la peggio gara potessi fa. Accidenta la miseria, Die. No, via, ritirati, Die. Che palle. Oh, ma lo sapevo che era un casino e mi andava a finire male. Ma a me, oh, sì, vai. Oh, la Ferrari continua a vincere. Guardate, via, prima e seconda. Vai. Sebastian Vettel conquista. Maremma cane, Die. Qui è un casino. Vedi, si sta andando in picchiata proprio di botto, eh. Ma si scende anche per le aspettative. Vediamo un po'. Prossimo weekend. Regola la Sabona che ci dovrebbe arrivare il potenziamento, perché chiudiamo impostazioni. Vediamo un po' dov'è il prossimo weekend. Canada, vai. Canada è bellina, no? Però c'ha una cosa difficile, almeno per me. Sì, ragazzi, se mette caso lo pensate, sì, tutte le gare per me sono difficili. L'ultima curva, che se non si sta attenti si va a sbattere di violenza a destra. Però per il resto dovrebbe essere abbastanza fattibile. Ora si guarda un po'. Vai, cerca sviluppo. Vieni Ciccio, vieni Chris. Ciao, è un piacere. Ciao. Rivederti. Ci hanno inviato i componenti che ci erano piaciuti. Li stiamo montando proprio adesso. Ecco il rapporto. Vai, l'importanza. Buono, vai. Lasciare fare resistenza aerodinamica. Ma Fandomo ci manca 20 punti risorse. Va bene, via. No, vabbè, vai proprio alle braune. In realtà ci vediamo poi alle qualifiche. Cioè la qualifica, cioè dopo, quando ci sarà la nostra cara amica Emma che ci dice gli obiettivi. Quindi, sì, ok. Vai a qualifiche, vai. Ascoltiamo la segreteria. Ciao, come stai? Questi sono gli obiettivi per le prossime qualifiche. 19esimo. Sì, vabbè, il secondo obiettivo non lo guardiamo nemmeno. E verla indietro. Guardiamo se almeno stavolta ce la possiamo fare. Speriamo, ragazzi, perché come ho detto prima non mi sto piacendo per niente, eh.
se voglio anche farmi vedere dagli altri team per andare in un team diciamo buon più competitivo. Siamo pronti per un emozionante ecco, vabbè, mani. Devo far meglio. No, 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 sbagliato. Fermi tutti. Fermi tutti. Cazzo, ho sbagliato. Maledetta la miseria, ho pigiato X. Pigio questo? No, non volevo intendere, pensavo esci fuori di tornare indietro, vabbè. No, comunque voglio rientrare box. No, 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 io non voglio avere le intermedie, ci vado di testa, niente. Come in Russia. Mi rigirano i mezzi secondo. Comunque ragazzi, dai, il core, ma ora piove anche. Già un casino, poi fa anche piove, non la tiene la macchina quando piove. Guardate. Guardatevi, che roba, ma dove vai? No, no, rientra i box e mi faccio mettere quelle lì da bagnato, perché questi qui, con questi qui non ci so guidare. Boh, che palle, fa in tempo a dire, vuoi cercare di far meglio, viene giù l'acqua e è un casino. Ve l'ha bagnato, vai. Infosessione, guardiamo un po' due tempi. Speriamo succeda come è successo appunto in Russia, in cui tanti decisero di non farne nemmeno il giro. Non so se vi ricordate che non feci un giro ma non si partì ultimi. No, lo so che invece stavolta lo fanno tutti, come tutti. Allora, avevo 1.29. Berlain 18esimo addirittura. Berlain ha rotto coglione, eh? Ora va troppo veloce. Ignora e va la pista, non ne frega niente, vediamo un po'. Cavoli nostri. La magica curva. Come bisogna stare attenti. Via. Iniziamo il giro. Speriamo bene. Perché questi qui slitta. Di meno ma slitta. Insomma. Guardatevi. Sul ghiaccio fa di guida. Ha rotto qualcosa? No. Addio. Ho perso il controllo. No, meno male, sembrerebbe che l'abbia ritrovato. Mamma mia, però, mamma mia, che casino! Vai. Sì, buona. Vai. 31, 32. Ultimo strasciato. Vai, ci provo a rifare un altro giro, via. Guarda un po'. Magari posso far meglio perché così è imbarazzante. No, ho smesso di piovere per davvero, ho queste gomme lì. Torniamo al garage allora, se ha smesso di piovere. Vediamo se ci si fa cambiare qualcosa, se c'è tempo, sicuramente no, sta a vedere. No, forse c'è tempo. Mettiamo ora l'intermedio, se ha smesso di piovere. Ora dammi l'intermedio, vai. Va in pista. No! Dai, che palle, di. Boh, ignora uguale. Vediamo un po' se si riesce a fare qualcosa. No. Maledetta la miseria cane, di. Ma vaffanculo, di. Vaffanculo. No, via, mi scusate se uso questi termini abbastanza volgari, eh. Parolaccio, là, però quando le ci vuole ci vuole. Sono terminate. Siamo pronti per un'altra entusiasmante gara domani. Dai, le prime tre sono maledetta Vettel, la miseria. Verstappen e Daniel Ricciardo. Che palle, ne. Dai, speriamo la gara che non piova e che si possa far bene. Ci credo, via. Lasciamoci alle spalle per ora quello che abbiamo fatto da quando ho iniziato il video, da quando sto registrando, ovvero Monte Carlo e questa qualifica lì. Si inizia ora, dai, inizia ora. Montiamo subito il potenziamento per dopo, mamma mia come siamo calati per il discorso di aspettative. Vai, così a regola nel weekend successivo dovremmo averci anche questo. Tanto ora la Renault, non so se ci avete fatto caso, comunque la scuderia peggio. La Sauber ci ha risuperati. Ok, via, vediamo un po' quali sono gli obiettivi. Ventunesimo posto, Bottas, se lasciamolo perdere, e Verlaine indietro, ok. Dai, ci credo, sono fiducioso. Se non dovesse piovere, se tutto può andare bene, ce la possiamo fare.
ti prego, dimmi che non piove, ti prego, ti prego. Olè, c'è il sole. Bene, 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 bene. Telecronisti per ammirare un grande pubblico entusiasta in attesa di un'altra memorabile gara. Lewis Hamilton vinse la sua prima gara qui nel 2007. Jenson Button arrivò primo dall'ultima posizione nel 2011. Il Gran Premio del Canada regala sempre forti emozioni. E speriamo che le regali anche stavolta. Se vi piace, magari per quasi me. La partenza ed ecco come. Vai, dai, 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 dai. Io non ho visto nemmeno la cosa, era troppo veloce, vabbè, che significa che c'è il migliore radio, la strategia, intendo. Dai, via, partiti. Perché comunque io non ho l'ultra morbide e non la pista. Ok, piano piano, cerchiamo di non toccare nessuno, di non farci chiaramente toccare. Sì, però ragazzi, capisco che anche voi siete competitivi, ma così io non posso nemmeno entrare. In pista, buono, è andato così. Via via, mamma mia, signore Dio, mamma mia, signore Dio. Cosa ho evitato e che culo ci ho avuto? Vai, safety car. Eccolo lì, quello lì che non ho capito chi sia stato. Che secondo me si è sbriciolato. O comunque ragazzi siamo 14esimi, decisamente non male. Vai, Ale. Vai, dopo 2 ore, 2 ore. O comunque Berlain si è drogato, eh. Cazzo, è 11esimo. Vai, che vo' mangiato tutte e due, no, uno solo, eccomi Verlaine. Comunque, vabbè, meno di nulla. Vieni Verlaine che ti supera, ti prendo la scia. Vieni, vieni ciccio. Prova a superarlo via, no? Ale, vai, ce l'ho fatta. Se ne frega. Guardate un po', giro veloce. Per ora, vabbè, siamo sempre all'inizio, però. Mi fa VAP. Boia. Qualcuno mi ha dato una lineata da dietro che mi ha permesso di superare Ericsson. Perché Ericsson cosa ci fa lì? Addio! Mamma mia! Mamma mia, botta, ho preso tutto da solo. La curva che avevo detto, sai. La curva che avevo detto. Speriamo che in 15 minuti sia finita la gara. So che dobbiamo rientrare tutte e due box, e molto molto probabilmente, anzi sicuramente poi le posizioni cambieranno, però guardate qui, primi e secondi, me le mano. Allora, a regola dovremmo rientrare box questo giro qua, almeno così mi hanno detto dalla radio. Scusate ragazzi se sono stato zitto diciamo tutto questo tempo, ma sono concentratissimo. E per ora, beh, anche se chiaramente io al contrario di voi di dietro devo rientrare box, però sono primo e spero ovviamente di poter rientrare fra i primi 10 quando uscirò da box. Via, rientriamo in box. Ok, allora Vettel mi ha sorpassato, guardate lì. Cazzo. Che hanno aspettato? Da anche l'ala. Sì, vabbè, ho preso una botticina e mi si era usata l'ala, ma di niente di che in teoria. Vai, 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 vai. Vai, 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 siamo. Quanto siamo? Oh, levati dalle palle, massa! Siamo ottavi. E adesso abbiamo l'ultra morbide, noi si è fatto l'opposto di Verlaine, ovvero che si è andato meno di prima con le morbide. E poi con l'ultra morbide. Vabbè, comunque buono anche se qua, anche se ottavo. Però è che Verlaine, ragazzi, è davanti a noi. È davanti a noi Verlaine. Dai, ma si scherza. È sesto. Ma cosa sta succedendo? Ma cosa sta succedendo? Hamilton è settimo. Oh.
Attenzione, si potrebbe forse superare Hamilton, perché si sta andando più veloce di lui. Cazzo, maledetto me! Maledetto me, maledetto! Perché ho fatto questa cosa qui? Perché? Perché ma porca miseria! Vaffanculo, vaffanculo! Porca troia, perché ho fatto così? Perché? Perché ho voluto far così? Maledetta la miseria, ma cosa volevo fare? Ma cosa volevo fare? Ma dai, ho sciupato una gara super decente. Tra l'altro c'ho Bottas dietro e potevo anche completare un altro obiettivo. Maledetto me, maledetto. Sì, vabbè, oh, ma andate a far culo anche voi, ma cosa ci combina le botte sì da dietro? Ma dai, via, non ci vado a giro senza ala. No, importa una seconda, ormai si finisce la gara così, pace, ma va va. Ma fammi entrare anche box, si perde l'altro tempo. Ora va a finire che piove anche. No, non potete più come mi girano coglioni. Maledetta la miseria, c'è una gara super decente con la mano. Non so come mai ho voluto fare questa cosa. Ma cosa volevo fare? Mi domando, ma cosa volevo fare? Allora, è iniziato a piovere. L'ultimo giro, almeno mi sembra. Mi sembra fili d'acqua che li scendono. Sì, sembrerebbe di sì. Vabbè, l'ultimo giro, cerchiamo di tenere, di tenere Bottas e di non farla, chiaramente. Cerchiamo di concludere la gara al 11° posto. Cerchiamo di non rischiare. E guardiamo un po'. Tanto Vettel ha vinto la gara. Ora Verstappen sicuramente mi proverà a superare. Ora c'è questo pezzone qui fatto apposta. Allora cerchiamo di. Ok, mi supera. No, 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 no! No! Maledetta la miseria! Ma perché? Ma perché? Ma perché? Io non so cosa mi sia preso, ragazzi. Maledetta la miseria. Era l'ultimo due urvettine qui. Boh. Andata così. Ma vaffanculo. Via. Andata così, alla fine. Potevamo comunque arrivare a 12°, 11°. Perché non mi garbava sta sull'esterno, via. Poteva eventualmente riprovare proprio sul finale a risuperare Verstappen. Ed eccoli che salgono sul podio. No, ce ne rendiamo un'occhiata alla classifica piloti. Partire il 27 per Sebastian Vettel, che aumenta il suo vantaggio in cima alla classifica. Strasciato. Vorrei farti una domanda, Luca. Secondo te chi è il pilota del giorno? Secondo me il pilota del giorno è... Mamma mia, che weekend da dimenticare. Peggio di vedere l'altra volta. Perché oltre a Dana anche la beffa. Vabbè, via, arriviamo alle conclusioni. Boh, ragazzi, non potete più come mi girano coglioni. Perché ok, Monte Carlo è andata, è andata così. E vi dirò, tanto probabilmente a livello di posizione finale neanche ci potessi fare chissà cosa, perché a me Monte Carlo, ragazzi, non mi riesce. Davvero, qui tanto si scende anche di osso, di aspettative. Però il del Canada, cazzo, già la botta con Hamilton, maledetto me, anche lì non sapevo, non so cosa volessi fare. Ma poi sul finale la botta con Verstappen. Ma perché volevo lasciare andare? No, volevo rientrare sull'interno e riprovare a superare. Boh, non lo so. Beh, ragazzi, aspetta, ascoltiamo la segreteria e poi arriviamo alle conclusioni. Ciao, sono Emma. C'è stata una riunione con i capi e hanno qualche perplessità sulle tue ultime prestazioni. Proviamo a far cambiare loro idea nelle prossime gare, d'accordo? Ah, ok, mi diceva solo questa lì. Vabbè, vediamo una osina, poi davvero arriviamo alle conclusioni. Allora, andiamo al prossimo weekend per vedere se comunque mi montano a regola sì il miglioramento. Comunque io sono perplesso, siamo d'accordo perché ultimamente faccio veramente cacare. Ma alla fine sono 11° nella classifica generale, Cioè, alla fine c'ho la mano.
Sotto ci abbiamo le Renault, le Sauber, le Force India, le Haas, che alla fine, bimbi, rimaniamo coperti per terra. Ho una cosa che potrebbe interessarti. Sai quelle migliorie di cui abbiamo parlato dopo l'ultima gara? Quindi sono, ora sono sull'auto e arrivate, diciamo, dai un'occhiata alle migliorie. Sì, infatti. Resistenza aerodinamica. Clicca il sviluppo, ok, sì. Ora siamo il terzo ultimo team più scarso. Vabbè, ragazzi, detto questo, niente, arriviamo finalmente dalle conclusioni. E boh, che dire. Imbarazzanti questi weekends, soprattutto per le scelte che ho fatto io per quanto riguarda quando superare e come superare. È andata così. Cerchiamo già del prossimo Gran Premio, che come vedete è Baku, di rifarci. Via, quindi come sempre vi ringrazio in primis per la visualizzazione, e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò. Via, detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!